Buongiorno cari amici, qua sono le 9 di mattina e sto andando a fare colazione. Sì, qui si sveglia tardi, da voi sono ancora le 5. Priet, dobro utro. Mi sveglio e sento il discorso di Draghi che dice che dovremmo rivaccinarci anche in futuro, che il virus non scomparirà. Allora, a me pare ovvio che i tizi tutti siano ben informati. Se Draghi ha usato una comunicazione di questo tipo, significa che ha informazioni certe sul fatto che il fenomeno della Antibody Dependent Enhancement, l'ADE, è reale, il rischio è reale e dovremmo per forza rivaccinarci contro le varianti del virus, adattando l'mRNA nel caso dei vaccini Pfizer e Moderna, che a questo punto secondo me diventeranno i vaccini essenziali per questa situazione. E sanno inoltre che malgrado il vaccino, il virus non scomparirà. Commento mio, l'alternativa più logica in una situazione di questo genere sarebbe stata quella di vaccinare soltanto le persone a rischio, perché soltanto le persone a rischio corrono il pericolo di morire a causa del virus, e quindi queste vanno protette. Vaccinare le persone non a rischio li espone soltanto al rischio ADE, che prima non correvano, prima del vaccino non correvano, o magari potevano correre per il fatto di aver avuto contatti con il coronavirus precedente, chi lo sa, però non c'è dato sapere. Sicuramente senza la vaccinazione le persone a rischio non corrono il rischio di ADE a causa del vaccino, ecco. Molto bene, molto bene. Però se non si fossero fatti vaccinare tutti, non si sarebbe creato il meccanismo d'obbligo della vaccinazione, della rivaccinazione, eccetera, eccetera. E qui c'è di mezzo, chiaramente, ci sono di mezzo chiaramente grossissimi interessi delle case farmaceutiche di altri soggetti che stanno nel mezzo, e così via. E cosa possiamo fare? Noi non possiamo fare niente, è inutile chiedere aiuto ai nostri parlamentari, perché se anche i nostri parlamentari capissero il problema, non potrebbero fare nulla. Guarda, nel 2023 ci sarà Fratelli d'Italia, che è la terza stampella dell'oligarchia finanziaria dopo il PD e i 5 Stelle, inoltre anche nella stessa Lega, io sono assolutamente convinto che ci siano singoli parlamentari o governatori o altre persone che fungono da stampella. Non abbiamo speranza, come ho detto, nella democrazia non c'è speranza, questa non è democrazia, quindi chiaramente in questo regime non può esserci speranza. Dobbiamo creare la nostra rete, dobbiamo creare una rete fra di noi, e solo così secondo me potremo difenderci da questi deliri. Se arrivo a dirlo io, che sono sempre stato molto favorevole al concetto del vaccino, cioè i vaccini secondo me hanno sempre salvato, hanno salvato tantissime persone, però come al solito è una questione di via di mezzo, no? Di buon senso. Che senso ha vaccinarsi per una malattia che presuppone un rischio inferiore rispetto al rischio che il vaccino stesso può creare? Non ha assolutamente senso. Avrebbe assolutamente senso vaccinare gli anziani e le persone a rischio contro il SARS-CoV-2, ma in queste condizioni secondo me non vedo nessuna logica dietro tutto questo, se non quella del profitto, chiaramente, che posso capire perfettamente, ma a questo punto dovrebbe esserci uno Stato che pone dei limiti. Questo Stato non esiste perché non abbiamo più una democrazia, siamo sotto un regime dove chi è più potente prende il controllo e fa esattamente tutto quello che vuole.